Il 5-3-2 del Gubbio con Roselli che fa il suo esordio sulla panchina degli Umbri contro il 4-3-1-2 della Salernitana. Perrone propone le novità Berardi e Mendicino dal primo minuto con Foggia dietro le due punte. 12 minuti e i padroni di casa invocano un fallo di mano di Tartaglia, dunque il calcio di rigore che l'arbitro però non accorda, l'arbitro aversano di Treviso. Il fallo di mano sembra abbastanza evidente. 18 minuti, ci prova col destro Perpetuini, palla sul fondo, la replica affidata a Radi su calcio di punizione, il sinistro alto. La partita va avanti a sprazzi, la Salernitana non dà ritmo alla sua azione, ci prova Ginestra timidamente. Quindi Falzerano col sinistro al 24esimo, la risposta di Berardi, incerto, Montervino, il cross dalla destra, Ginestra, la replica puntuale di Pisseri che respinge, poi Ginestra non riesce a trovare la rete, ancora il Cobra protagonista in aria, il suo destro, la respinta con la mano destra da parte di Pisseri. La Salernitana insiste, ci prova Perpetuini col destro, è sempre presente il portiere del Gubbio. Su calcio piazzato invece Tuia, dalla grande distanza, si distende e respinge il numero 1 Eugubino. Dunque si va all'intervallo sullo 0-0 tra i fischi del pubblico di casa. In avvio di ripresa la Salernitana va subito vicino al gol, al quinto con Mendicino che non trova la porta, la trova invece Falzerano che salta in uscita, il portiere Berardi supera Mancini in corsa e mette il pallone in fondo alla rete, l'ex Falzerano. 1-0 per il Gubbio al settimo minuto. Per i padroni di casa la situazione si fa difficile, qui Berardi controlla e blocca un tiro di Radi, poi al quarto d'ora la Salernitana si rende pericolosa con Mendicino, ma sono offensive troppo timide, ci prova Munar in mezza girata al 19esimo, non trova la porta, quindi ancora il francese sul calcio di punizione, la respinta di Pisseri, poi dalla grande distanza il destro di Siniscalchi sul fondo e poi Munar pennella alla perfezione questo pallone e pareggia i conti. Munar al 34esimo minuto. La Salernitana insiste, lancio di Mancini in profondità, incertezza della difesa umbra, ne approfitta Fofana, il palo e poi corregge in rete Gustavo, 2-1 al 35esimo, 60 secondi dopo il pareggio di Munar, l'errore da parte di Briganti. Salernitana in vantaggio, il Gubbio dopo il secondo gol dei Granata dà il meglio di sé, qui sfiora il pareggio di testa con Longobardi. Ancora insiste la Salernitana, ovviamente trovando spazi più ampi, qui Mendicino il destro, palla sul fondo, siamo in fase di recupero, il pallone all'altezza dell'area di porta, svirgola Munar e Berardi salva porta e risultato, il triplice fischio del signor Aversano di Treviso è una sorta di liberazione per i Granata di Perrone e per il pubblico presente sugli spalti. Domenica prossima la Salernitana sarà di scena a Pontedera mentre il Gubbio se la vedrà in casa col Prato.